Tipo, non ho visto il vostro scrittore di una pendiente, quindi se sentivo, se, poi no, wuhuu, tutti i ragazzi allegri, tutti voi, via il calcio, lo sport più bello del mondo, da quello proprio di formazione da secoli. Importa, mandas, 3-4-2-1, Patrick, in spagnolo, Romagnoli, Casani, Marusic, Guendouzi, Camada, Zaccagni, Jackson, Felipe, Anderson, Castellanos, Castellanos in spagnolo, non giro, Immobile, non giochi di titolare, questi sono i probabili, vedremo. Poi, Caprile. Ecco, 3-4-1-2 dell'Empoli, Beresischi, Ruperto, Ismaili, Giasi, Grassi, Martini, Pezzella, Marini, scusa, Mazzini, Niang e Cambiaghi. Sì, Niang e Cambiaghi. Ok, queste sono le informazioni. E adesso proseguiamo con le partite del giorno. La Empoli comunque da over 2,5 senz'altro, cioè, speriamo che sia un 3-0 per noi, over 2,5 più non gol, speriamo. Va bene, un 3-0 insomma. Poi, allora, Genoa Sassuolo 1, 2-1, Genoa, Torino 2, 0-2, Torino, dico, Juventus Salernitana 1, 4-0, Juventus, vabbè, Serie A, che pensa di fare, d'accordo, e infine abbiamo Atalanta-Roma, e qua se dovessi, è da 1-2 questa, non sbaglio, se giocare 1-2, ma io dico che 1 fisso, l'Atalanta vince 3-1, sempre abituato sempre a segnare tanto, ma anche subito altrettanto, quindi 3-1, Atalanta, questi sono i miei pronostici. Quali sono i vostri? Scrivetemi nei commenti qua sotto con lo shampoo. Questo è tutto. Per proseguire a vincere, dobbiamo continuare a superare il record. Siamo a 23 schedine consecutive. Dobbiamo arrivare a 24, 25, dobbiamo arrivare fino a 30, dai. E poi una volta fatto 30 farò anche 31. Buona la prima, con la prima vinciamo la prossima schedina. Buona la prima.